Buongiorno a tutti, sono Maria Antonietta Di Fonzo, sono referente del CTS di Ferrara e sono molto lieta di essere con voi anche se in questa possibilità solo virtuale perché purtroppo sono impegnata in un'altra iniziativa. Faccio i migliori auguri a questa vostra iniziativa di formazione, di divulgazione del progetto Ara World, il vostro convegno Diamo Voce ad Ara World. Faccio i migliori auguri perché è un progetto a cui teniamo moltissimo anche noi a Ferrara e sono molto contenta che voi mi abbiate invitata proprio per portare qui la nostra testimonianza. Io rappresento appunto il CTS di Ferrara, sono qui a raccontarvi un progetto che abbiamo realizzato nello scorso anno scolastico che abbiamo chiamato la Bottega del Libro per Tutti e che è consistita in un'esperienza proprio di autoformazione, di produzione di libri modificati utilizzando il software Ara World. Noi abbiamo lavorato a Ferrara l'anno scorso con un gruppo di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, con una sorta di laboratorio artigianale di costruzione di libri su misura. Hanno collaborato con me a questa avventura tre colleghe di un gruppo che abbiamo chiamato gruppo tecnico, le colleghe Elena Bonfà, Simona Nieri e Sara Andreotti. Porto a voi anche i loro saluti. Il tema del nostro laboratorio era il libro accessibile nei progetti di comunicazione aumentativa alternativa. Il motto del nostro laboratorio c'era una volta, ora ci sarà, un libro accessibile non mancherà. Quello che noi volevamo realizzare era la costruzione di oggetti didattici che consentissero l'accesso e anche il piacere della lettura sia a persone con disturbi della comunicazione, per ragioni di disabilità o stranieri di prima alfabetizzazione, ma anche comunque oggetti didattici che fossero altamente inclusivi e validi per la didattica con tutti i ragazzi. Abbiamo realizzato in questo laboratorio i cosiddetti libri personalizzati e modificati, dove il testo è tradotto in simboli. Gli oggetti didattici che vengono denominati ebook in letteratura. Gli ebook, che sono un importante oggetto didattico e relazionale, noi ne abbiamo sperimentato il valore inclusivo anche nella collaborazione tra adulti, in questo laboratorio che è appunto creato in una relazione anche tra noi adulti, ha creato degli oggetti didattici che abbiamo creato per tutti e che abbiamo messo a disposizione nel sito. Nella presentazione che correderà questo video ci sono poi i link anche a questo materiale. Non sto a dirvi a chi può essere utile la traduzione del testo in simboli, ma voglio sottolineare l'importanza soprattutto di aver usato come sistema simbolico che viene scelto in modo nativo da Ara World, di aver utilizzato come sistema simbolico quello di ARASAC. ARASAC è un sistema simbolico completamente gratuito ed è molto importante questo concetto di gratuità, non per ragioni soltanto economiche, ma perché questo significa che noi riusciamo a mettere a disposizione delle persone che hanno difficoltà di comunicazione la parola gratuita. Non si può mettere rendere commerciale una cosa come la libertà di parlare, ok? E per noi è stato molto importante questo concetto di sistema simbolico libero ed è molto importante anche dal punto di vista della ricerca pedagogica, perché un sistema simbolico come questo rende possibile il contributo, l'implementazione di immagini da parte di tutti noi. Noi ci siamo sentiti parte di un progetto più grande. Abbiamo sperimentato la valenza pedagogica di questo software che è Ara World nei progetti didattici di comunicazione aumentativa per fare le tabelle di comunicazione, però esistono anche altri strumenti nella stessa suite. Di Ara Suite, appunto, c'è anche un altro programma che fa questa cosa. Noi l'abbiamo utilizzato in modo particolare per la costruzione, per scrivere storie tradotte in simboli. Abbiamo portato a termine il nostro lavoro di un anno scolastico tra
molte difficoltà perché AraWorld aveva dei malfunzionamenti in fase di salvataggio, penso che ne parlerete oggi nei vostri lavori. E siamo quindi veramente grati ai programmatori, al gruppo di Biella, al progetto RADIS, a Francesco Fusillo, che credo che lì con voi vi starà raccontando. Siamo molto grati a tutti voi che ci avete consentito di avere un software che ha risolto queste difficoltà e che ci consente di migliorare il nostro lavoro, di poter proseguire questa nostra azione quest'anno, e poter quindi concentrarci di più sugli aspetti dei contenuti e pedagogici piuttosto che sugli aspetti di funzionamento. Rispetto al sistema simbolico, nelle mie slide troverete il confronto tra i diversi sistemi simbolici, l'importanza di questo sistema simbolico ARASAC. Non mi dilungo su questi aspetti. Quello che mi preme dirvi è che ci sono in questo momento, gruppi di docenti o anche di pedagogisti, psicologi e linguisti che stanno lavorando su questo sistema simbolico, che daranno il loro contributo a implementarlo, a renderlo più adeguato al nostro sistema linguistico italiano. Io credo che noi dobbiamo metterci in rete con tutte queste realtà che stanno lavorando intorno ad AraWorld come software e ad ARASAC come sistema simbolico, perché davvero possiamo portare nella scuola e probabilmente anche nella vita di molti dei nostri ragazzi con difficoltà, possiamo portare un contributo molto importante a facilitare la comunicazione e anche probabilmente ad arricchire la didattica quotidiana nelle classi. Quindi, a conclusione, io non posso che dirvi che noi sicuramente dal CTS di Ferrara promuoveremo anche quest'anno un'altra attività di laboratorio con l'utilizzo di AraWorld. Continueremo a utilizzare AraWorld perché è un normale programma di videoscrittura e noi vediamo che ha un'utilizzabilità didattica molto grande. Ci rendiamo conto ora che lo sviluppo naturale di questo progetto è intanto continuare a tenerlo vivo e svilupparlo dal punto di vista tecnico, perché è probabile che continuando a usarlo potranno venirci delle altre idee oppure potranno venire alla luce delle altre difficoltà. Ma anche è necessario che questo progetto venga conosciuto, che si diffonda nelle scuole, che stimoli docenti a mettersi insieme, a collaborare per realizzare attività e oggetti che arricchiscono la didattica di tutti. Quindi io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro a tutti buon lavoro per questa vostra giornata e buon lavoro per il nostro lavoro futuro.